Vis Fiamenga Foligno che perde gara 1 nei quarti di finale, una gara 1 che ha visto le magliette gialle combattere parecchio nella parte iniziale dei set. Il terzo siete riuscite a vincerlo, poi il quarto siete scomparse dal campo. Qual è il commento della centrale Jessica Muzzi? Siamo partite molto contratte tutta la partita, comunque la tensione c'era, molte ragazze in assoluto, per loro la prima playoff che fanno, siamo molto giovani, siamo state contratte dall'inizio alla fine, siamo riuscite a vincere il terzo set, il secondo set stavamo in vantaggio, poi abbiamo mollato, un calo di tensione, un calo di mentale, quello. E questo significa che a gara 2 bisognerà tenere sicuramente a livello mentale la testa in campo. Giulia Brunetti, che è entrata a partita in corso, cosa pensa di questa seconda sfida? Ma sicuramente, come solito, le partite in casa rispetto a quelle fuori casa vengono sempre meglio, almeno da parte nostra, insomma. E secondo me sarà una gara diversa. Adesso non voglio dire niente perché sono un po' scaramantica, però riferendosi al fatto di questa partita penso che ci manca un po' più di pazienza, perché comunque loro è una squadra che difende tanto, e un po' di più, ecco, quindi pazienza e aspettare la palla buona e metterla a terra. Oggi si è visto, soprattutto nella parte iniziale del match, parecchio gioco al centro. Vi siete, ecco, riuscite. Il protagonista. Sì, lo lasciamo stare. Guarda, tu non fai playoff. Vi siete parecchio adoperate al centro, ma poi la differenza in realtà l'hanno fatta soprattutto le palle di banda, le palle sporche e la battuta. Sì, abbiamo battuto peggio del solito, comunque questa è stata una battaglia, in casa nostra sarà diverso perché la battuta, i punti di riferimento cambiano, quindi la guerra deve ancora venire, quindi aspettiamo gara 2 e vedremo un po'. Coach Fogu ha mischiato molto le carte nel mazzo, ha alternato in palleggio sia Castellani che Maiuli, ha alternato Giulia Brunetti nel ruolo insolito di opposto. Come ti sei trovata? No, ma io anche l'anno scorso avevo provato questo ruolo e quindi è abbastanza bene, diciamo. Un ritorno all'antico. Non nego che preferisco il ruolo, il vecchio ruolo. È il nostro Jolly, quando serve entra dappertutto. Però va bene lo stesso, se va bene per la squadra va bene anche per me. Bene, allora appuntamento a gara 2 a Foligno.